il centro polifunzionale di Capitan Loreto, dove si tiene la festa del Grechetto, ospita le operazioni preliminari e di partenza dell'edizione 2022 della Subasio Epic. Si prepara tutto per il pranzo, per accogliere in maniera decorosa i 250 partenti della Subasio Epic. Si cambia location, si trova una location che è sicuramente più funzionale, che ha la possibilità di ospitare i bikers sia all'aperto che al chiuso, con il pranzo che viene fornito finalmente con il pasta party, che ci si ritorna dopo tanto tempo, ma Marcello ci spiega tutto. In fondo, insieme al presidente Giuliano e a Svitolo, che è sempre presente a dare una mano, è l'anima di questa Subasio Epic. Abbiamo trovato, grazie al comitato per Capitan Loreto, questa bellissima location e abbiamo iniziato le iscrizioni della quarta edizione della Subasio Epic. Ringraziamo tutti gli organizzatori e tutti gli sponsor. Non faccio nomi per non dimenticare nessuno, e le ragazze stanno lavorando benissimo, la cucina sta lavorando, quindi è tutto pronto, e ringraziamo tutti i biker che parteciperanno a questa manifestazione e speriamo che il tempo sia clemente anche quest'anno. Oggi è un po' una liberazione, perché si torna alla normalità. Questo, diciamo, è la prima cosa che abbiamo pensato quando organizzavamo questa edizione. Finalmente riusciamo a fare qualcosa che riporta a socializzare le persone, che forse è la cosa che più è mancata in questo periodo lungo di pandemia. Ringrazio ancora tutti e ci vediamo sul Mortaro. Dopo l'avventura di Sanremo, torniamo a casa e facciamo un'altra avventura, caro sindaco, no? Sì, oggi è una giornata piacevolissima in quanto c'è una ripartenza, la ripartenza della Subasio Epic, una iniziativa organizzata dal Pedale Spellano e da tanti amici, voluta fortemente in questo periodo di difficoltà, e oggi per questa quarta edizione siamo particolarmente felici perché l'intuito di organizzare questa partenza proprio ai piedi del Monte Subasio presso il centro polivalente di Capitan Loreto per poi andare direttamente nel Subasio, nel parco del Monte Subasio, è stata sicuramente un'idea eccellente degli organizzatori, di Marcello, di Giuliano, del presidente Giuliano e di tutti i suoi collaboratori, e credo che questa bellissima giornata già si vede da questo momento della partenza, dove in effetti tra tutti i partecipanti c'è una grande voglia, un grande sorriso che li accompagnerà in questa piacevolissima giornata di sport, di amicizia e di socialità. Ne avevamo proprio bisogno. Grazie Subasio Epic, grazie a Spello che è sempre attiva e alle sue associazioni che di iniziative durante l'anno in tutti i campi ne fanno moltissime. Il saluto del sindaco di Spello, Moreno Landrini, il saluto ai concorrenti, e si fa la partenza anche per loro. Si ritorna a fare ciclismo, a fare passeggiate, a fare raduni. La Subasio Epic è una sfida con se stessi, non è una sfida contro il cronometro, non c'è nemmeno il tratto cronometrato. È un pensiero di divertirsi, di fare i due percorsi che sono stati preparati dal Pedale Spellano. Due percorsi, uno lungo da 40 km con circa 1600 metri di dislivello ed uno corto di 22 con 900 metri di dislivello. Entrambi i percorsi affrontano i sentieri delle CAI del Subasio, raggiungendo i punti più suggestivi della zona, con i panorami che variano su tutta la Valle Umbra, con una vista che raggiunge Spello, Assisi, Montefalco, fino ad arrivare a Nocera. E poi in fondo si vede il vettore, quello che sono i monti finali dell'Umbria. Tra i punti di maggiore interesse ci sarà l'acquedotto romano, le torri di Properzio, Colle Pino, la Spella e diversi borghi montani del Monte Subasio.
nomi e luoghi noti ai ciclisti del posto, ma che non deludono chi arriva da lontano, chi arriva dall'Umbria, chi arriva o con la mountain bike o con la gravel a fare il percorso. Già, perché quest'anno si decide di aprire la Subasio Epic anche alla gravel. Queste bici che sono a metà tra la strada e la mountain bike, ma che non sono ciclocross, è una gravel. Sono bici che appassionano, bici che trovano sempre più estimatori, e allora il pedale Spellano dice: perché dopo aver aperto alle bici elettriche eccetera eccetera, non diamo la possibilità anche agli amici della gravel di partecipare? E così è, via all'avventura della Subasio Epic.